Salve a tutti e benvenuti! Qualche giorno fa mi sono divertita con mia figlia Alice a preparare i colori 3D, ovvero quei colori che ci permettono di ottenere un effetto tridimensionale e un po' schiumoso allo stesso tempo. Questi colori sono semplicissimi da realizzare e gli ingredienti li avrete sicuramente tutti in casa. Infatti servirà colla vinilica, schiuma da barba, svelto, quindi detersivo per i piatti, e colori a tempera. Quindi ingredienti veramente molto semplici. Il bello di questi colori è che rimangono tridimensionali anche una volta asciutti, quindi non abbiamo solo un effetto istantaneo ma anche prolungato nel tempo. Ad esempio noi abbiamo fatto questo paesaggio con i fiori e sono tridimensionali, ovviamente dovete lasciarli asciugare bene. Abbiamo utilizzato anche questi colori su un foglio di acetato. Una volta asciutto, quindi in questo caso il fiorellino, è possibile e perfetto da applicare sui vetri. Non ha bisogno di colla, aderisce perfettamente, quindi è veramente un prodotto semplice da realizzare, divertentissimo per i bambini. Infatti, vedrete, la mia bimba nel resto del video sarà la protagonista principale, perché mi aiuterà proprio nella creazione dei Puffy Colors. Curiosi? Seguitemi allora! Per preparare i colori per bambini abbiamo bisogno di colla vinilica, schiuma da barba, colori a tempera, svelto. Per miscelare i colori utilizziamo una ciotolina e una spatola. Infine, per conservare i colori, utilizziamo dei contenitori di questo tipo, che hanno un tappo apri-chiudi. Nella ciotola mettiamo prima un po' di colla vinilica, schiuma bianca dopo, ancora un altro pochino, e mescoliamo. Aggiungiamo un goccio di svelto. Aggiungiamo lo svelto per rendere più facile poi il lavaggio dei vestiti. Visto che andranno utilizzati dai bambini, sicuramente si macchieranno. Io mescolo. Infine aggiungiamo il colore a tempera scelto. Fucsia! Basta. Mescolo. Io volevo chiudere il colore. Mescolo. E mescoliamo. Abbiamo finito di mescolare i colori. Adesso travasiamo il colore nel barattolo. Che abbiamo finito di mettere il colore dentro alla scatola, metteremo il tappo. Per ultimo, che ci darà un po' fastidio questo tappo, un pezzo di scotch. Adesso possiamo provare il nostro colore. Infine inizieremo ad asciugare. Oggi faremo un,
una creazione. Oggi io e la mia mamma avremo preparato dei colori. Tanti tipi di colori, azzurro, giallo, verde, viola e fucsia. Ovviamente adesso prepareremo tante bellissime cose che ci piacciono a noi. Ovviamente qualcosa che vi piaccia sarà molto bello, perché sarà molto creativo. Dobbiamo creare un bellissimo lavoro, dei fiori, quello che vogliamo. Dobbiamo prendere il verde, girarlo, farlo venire da noi e dopo farlo una riga, una foglia, foglia, un'altra foglia. Dopo servirà il giallo, anche se ha questo, e faremo così, dovrà scendere e venire da noi. È rotto. Ecco fatto. Al viola. E il nostro capolavoro è pronto. Potete realizzare un altro. A presto, ciao ciao. Mamma, ho fatto. Semplicissimi da preparare, no? Cosa state aspettando? Su su, chiamate i vostri bimbi e preparateli con loro. Vi divertirete. A presto, ciao ciao.